Partendo con questa seconda edizione di questo Festival Alternativo dell'Economia, un festival coraggioso, completamente autofinanziato che nasce, cresce ed è possibile grazie al lavoro di tutti i volontari e di tutte le associazioni che partecipano a questa avventura. E come si stava cominciando a dire, l'incontro di questa sera sarà un dialogo aperto fra Monica Di Sisto, che è già alla mia sinistra, che già conosciamo perché è stata con noi l'anno scorso. Aspettiamo il giornalista di Repubblica Luca Pagni, che sta seguendo l'incontro di Stiglitz e che verrà a fare da contraddittorio, diciamo, in questo dialogo aperto che si chiama A chi serve l'economia? Mi piacerebbe avere anche qualcuno a fianco a me, però sono tutti occupati perché l'Oltreeconomia Festival è fatto di tante anime. L'anno scorso l'Oltreeconomia Festival si è concluso in una maniera con un'immagine molto simbolica, cioè l'abbraccio fra Gigi Malabarba, referente della fabbrica occupata Rimaflo di Milano, che tra l'altro è sotto minaccia proprio in questi giorni, stanno minacciando di chiuderla e tutti i compagni, insomma, della Rimaflo sono in resistenza, stanno cercando di far mantenere viva, insomma, questa esperienza meravigliosa vicino a Milano. E appunto dicevo l'abbraccio fra Gigi Malabarba e Joao Stedile del Movimento Senterra. Un abbraccio simbolico perché appunto significava l'abbraccio fra la difesa dei beni comuni naturali e dei beni comuni di produzione sociale, che sono stati un po' l'argomento dell'anno scorso, la prima edizione dell'Oltreeconomia Festival, appunto si chiamava Movimenti e Pratiche del Comune. Quest'anno l'Oltreeconomia Festival, che di nuovo vuole essere uno spazio aperto, partecipato, dove costruire insieme, indagare insieme l'altra faccia dell'economia, invece si occuperà del clima del cambiamento. E continuiamo, insomma, cercheremo, insomma, in queste 5 giornate, parte oggi e si concluderà il 2 giugno, continueremo a cercare di mettere in luce tutte quelle esperienze, quelle politiche e quelle pratiche che stanno cercando, che disegnano una società capace che si è già messa in moto per superare la crisi. Allora, si parla appunto del clima di cambiamento quest'anno. I limiti dell'economia neoliberista sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. La finanziarizzazione dell'economia, la finanziarizzazione della natura, la deregolamentazione dei mercati stanno ampliando tutti i numeri che parlano di povertà, che parlano di diseguaglianza. La FAO ci sta parlando di altri 100 milioni di persone che soffrono cronicamente la fame, quindi questa economia sta fallendo su tutti i fronti. Un sistema economico globalizzato che è egemonizzato dal capitale finanziario rispetto a quello produttivo e le pratiche del land grabbing, del water grabbing, di cui abbiamo parlato ampiamente l'anno scorso, lo dimostrano. Sono pratiche che appunto accaparrano terra, accaparrano risorse idriche puramente per giocarle in borsa, creando delle distruzioni ambientali e sociali di cui insomma sono noti un po' in tutto il mondo. I governi nazionali sono esautorati delle loro funzioni, non controllano il valore di scambio delle proprie valute, non controllano la stessa democrazia di cui dovrebbero essere vigili. Possiamo dire, come è il titolo tra l'altro del bel libro di cui Monica Di Sisto è coautrice, che la nostra vita in questo momento è nelle mani del mercato, dei mercati. Si parla di un capitalismo in crisi, però insomma, noi qua nell'Oltreeconomia Festival già dall'anno scorso mettiamo in discussione questo dogma della crisi. Secondo noi la crisi del sistema è una crisi nettamente strutturale, è una crisi che è comoda ai poteri forti. Parliamo del clima del cambiamento in questa edizione, proprio perché vogliamo fotografare qual è il momento in cui stiamo vivendo e quali sono le conseguenze
di questa crisi strutturale. Un clima del cambiamento che parla di conflitti sociali e di conflitti ambientali. Durante queste 5 giornate ci focalizzeremo molto sull'Europa, infatti avremo con noi ospiti sia dalla Spagna sia dalla Grecia, quindi avremo esponenti del vittorioso Podemos, ascolteremo proprio dalla loro viva voce qual è la soluzione che loro stanno coraggiosamente cercando di mettere in campo nella nostra vicina Spagna. E avremo anche un esponente del Centro Studi Economici di Siriza. Quindi potremo così toccare con mano qual è appunto il clima del cambiamento in Europa. Il clima del cambiamento appunto parla di conflitti sociali e ambientali e parla di limiti che hanno a che fare con la finitezza della natura e con le conseguenze a livello sociale che questo crea. Il depauperamento della natura, la perdita di biodiversità, la speculazione sull'acqua e il cibo fanno parlare di un'era dell'antropocene, addirittura c'è qualcuno appunto che parla di un'epoca che è iniziata dove l'intervento dell'uomo sulla natura sta creando dei meccanismi praticamente irreversibili. La siccità, la fame, le crisi idriche, le rivolte ne sono purtroppo un esempio tangibile, le varie COP, quindi le conferenze mondiali sul clima, da Copenaghen passando per clima, andando verso Parigi 2015, quindi il prossimo dicembre, non hanno finora dato delle soluzioni a nostro parere così soddisfacenti. L'Italia non è rimasta fuori da questa ondata, da questa economia globalizzata. Lo sblocca Italia, la famigerata legge che è recentemente stata approvata in Italia, parla da sé, come parla anche la grande manifestazione contro lo sblocca Italia che c'è stato il 23 e il 24 di maggio in Abruzzo, a Lanciano. Giusto la settimana scorsa 60.000 persone hanno attraversato la cittadina gridando no allo sblocca Italia, manifestando contro una cementificazione selvaggia, in particolare nell'Abruzzo manifestando contro un ritorno al petrolio, quindi con delle piattaforme petrolifere che devasteranno il nostro Adriatico, ma non solo, parliamo di siti di stoccaggio in tutta Italia, in particolare proprio nel nostro Triveneto. Quindi lo sblocca Italia, così tanto esaltato dal nostro governo come la soluzione, la panacea di tutti i nostri mali economici, di fatto dimostreremo anche in queste giornate, in particolare domani, la giornata dedicata ai conflitti ambientali. Abbiamo anche con noi già da oggi Renato Di Nicola, che fa parte dell'Abruzzo Social Forum e che è stato uno dei protagonisti appunto di questa manifestazione. Lo sblocca Italia, dicevo, è un'ennesima manifestazione di un'economia che non ci fa bene, che non fa bene a noi, che non fa bene all'ambiente, ma che fa bene evidentemente a qualcuno. Stavo parlando appunto dei conflitti sociali, della finitezza delle risorse. L'anno scorso ci siamo molto concentrati per esempio sull'America Latina, su quello che sta succedendo in Colombia e in tanti altri paesi proprio per la depauperazione delle loro risorse da parte delle multinazionali. Tutto questo sta creando dei conflitti sociali di portata veramente devastante. I tagli della spesa pubblica, la privatizzazione dei beni e dei servizi, la tassazione che continua a pesare sull'80% della società, lasciando nelle mani del quel restante 20% una forma di privilegio, e di questo 20% probabilmente ci sarà ancora un 1% che si potrà dire quello veramente privilegiato da questa economia finanziarizzata, da questa economia neoliberista. Stiamo aspettando appunto Luca Pagni, giornalista di Repubblica, di Affari e Finanza, per un confronto su tutte queste tematiche.
che è ad ascoltare un maestro, insomma, per tutti noi dell'economia, che è Stiglitz, ma proprio uno come Stiglitz è un altro che stigmatizza l'austerity e un altro che stigmatizza anche il TTIP, il trattato di libero commercio fra Stati Uniti e Unione Europea, di cui poi Monica Di Sisto ci parlerà ampiamente. Allora Stiglitz definisce degli analfabeti dell'economia e dei grossissimi idioti coloro che portano avanti queste politiche dell'austerity che sono tanto difese dai nostri governanti, dalle nostre banche, dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale e che stanno creando una pressa, per esempio in paesi come la Grecia. E stiamo parlando di uno scenario importante, uno scenario drammatico, con dei limiti, appunto, quelli della finitezza della natura, quello delle rivolte sociali. In questo Oltre Economia Festival però noi vogliamo andare oltre tutto questo, vogliamo parlare anche delle risorse, questi stessi limiti diventano per noi degli spunti per la costruzione di un'alternativa. Doveva esserci con noi, come avete letto, come forse sapete, un grande dell'economia solidale, Paul Singer, un grande appunto economista brasiliano, padre concettuale dell'economia solidale. Noi in questi giorni qua vogliamo concentrarci proprio sulle soluzioni. Cos'è l'economia solidale? Poi appunto Monica sicuramente ne parlerà molto meglio di me e di noi. L'economia solidale è un modo diverso di pensare la politica, di pensare l'economia, di pensare la società stessa. È un modo diverso di organizzare la produzione, è un modo diverso di organizzare la distribuzione, è un modo diverso di pensare il consumo, la finanza, i mercati, nel quale le attività sono collettivamente possedute, nel quale l'interesse dei molti prevale sull'interesse dell'individuo, nel quale la natura riacquista un ruolo centrale e l'uomo riacquista il suo senso di appartenenza alla natura. Ecco perché l'Oltre Economia Festival nasce per questo. Mi piace citare una frase proprio di Monica che ha rilasciato in un'intervista recente, proprio in questi giorni, in vista della partenza dell'Oltre Economia. Monica ha detto che l'economia solidale è una visione praticabile dell'esistente, una realtà autenticamente solidale in Italia e nel mondo guardano già ostinatamente, con forzata speranza, verso un cambiamento necessario per tutti. È il momento di una lotta che non è più solo pratica ma politica, uno sforzo di sintesi di un modello fuori dalle nicchie di mercato, pur solide, che le pratiche più diffuse come l'eco solidale e il biologico hanno prodotto intorno a sé. Quindi noi stiamo parlando di qualcosa che già esiste, soprattutto stiamo partecipando a creare spazi come questo dell'Oltre Economia Festival, perché vogliamo insieme condividere, vogliamo insieme capire, vogliamo insieme studiare, perché le politiche economiche che non facciamo, noi le subiamo. Allora farei un applauso intanto a Monica Di Sisto, che di nuovo ci onora della sua presenza. Monica Di Sisto, che è una donna, una ragazza veramente alla mano, una compagna di lotta che ci accompagna, che crede insomma anche in questo Oltre Economia Festival. Lei è vicepresidente di Fairwatch e soprattutto è referente della campagna Stop TTIP. In attesa di Luca Pagni, io vorrei che Monica ci raccontasse bene, ci spiegasse bene cos'è il TTIP, partendo anche da una notizia che abbiamo annunciato ieri nell'iniziativa che abbiamo fatto a Bolzano, un'iniziativa che è andata molto bene, c'è stato molto interesse riguardo a questa grande campagna che insomma sta accogliendo molti accoliti in Italia e in Europa. E spiegaci dunque, Monica, quali sono i pericoli di questo accordo mantenuto segreto, tra l'altro, fino a che Wikileaks non ha tirato fuori dal cassetto alcuni dei documenti che riguardavano questo accordo, e quali sono i pericoli più grossi verso cui andiamo incontro? Grazie, allora innanzitutto grazie e buon secondo compleanno all'Oltre Economia Festival, perché più questi spazi si moltiplicano, rimangono stabili, più diventano un pezzo della comunità che stiamo costruendo. E
c'è bisogno sicuramente di comunità produttiva, di consumo, ma c'è bisogno soprattutto di una comunità pensante, perché se penso all'operazione che ha fatto l'economia negli ultimi 50 anni almeno, quindi l'economia avanzata, quella che ci piace pensare sia quella appunto che fa rima con sviluppo e occidente, beh, quell'economia ha fatto un'operazione abbastanza furba, cioè ha schierato davanti ai nostri occhi marchi, loghi, immagini, immaginari, cioè tutto quello che noi in teoria dovremmo voler essere, dovremmo voler desiderare, dovremmo volere, e dietro ha nascosto le conseguenze, ha nascosto quanto ci costa tutto questo. E qual è la fotografia, diciamo, del costo condiviso di questo sistema? Questo è un sistema che utilizza le risorse condivise e quindi attacca in qualche modo il pianeta, lo trasforma in prodotti e beni di consumo, in servizi. In realtà dà a questi beni, a questi servizi, dei prezzi che rispondono sempre meno a questa operazione, quindi non remunerano più i lavoratori, non gli assicurano un reddito, non compensano la natura del sacrificio che fa, e alla fine in questa operazione non ridistribuiscono nemmeno i benefici, i vantaggi appunto monetari e finanziari che derivano dal loro mercato, perché la gran parte del prezzo che noi paghiamo è sequestrato in operazioni finanziarie o in puro profitto per i registi di questo mercato. Chi sono i registi? I registi sono pochini, in realtà. Hanno dei volti sempre meno nazionalizzati, sono dei volti che spesso e volentieri hanno nei loro pacchetti tanti paesi, anche i famosi paesi emergenti, anche il Brasile di Bolsinger, e che continuano in questa operazione. Se devo pensare al TTIP, penso alla regola d'oro per gestire questo sistema e per cristallizzarlo. Cioè, se io devo pensare a un sistema di regole funzionale a questo modello di organizzazione della produzione e dei consumi, penso al TTIP. Perché? Perché riduce le possibilità di intervento degli stati nazionali nelle decisioni che riguardano i prodotti e i servizi, quindi gli standard di qualità, gli standard di sicurezza, le caratteristiche dei prodotti, le caratteristiche dei servizi, la loro privatezza, la loro pubblicità, e quindi anche la loro gestione politica, se mi consentite, diciamo, l'aggettivo. E accelera gli scambi, costi quel che costi, superando quello che ormai, almeno tra noi gli Stati Uniti, non sono più confini commerciali, perché in realtà le tasse, diciamo, i dazi e le regole commerciali che ci distinguono sono abbastanza omogenee, ma spianando il nostro modo di decidere, omologandolo. E questo non fa problema solo in Europa, cioè noi non dobbiamo pensare al TTIP come, come dire, la fortezza del diritto Europa attaccata dallo sciacallo statunitense. Non è così, perché noi e gli Stati Uniti funzioniamo in modo diverso, in alcune cose loro funzionano molto meglio di noi. Anche nella trattativa loro si sono dati delle regole molto più democratiche di quelle che la Commissione europea sta agendo nei confronti di noi cittadini e nei confronti anche di quelli che in modo brutto loro chiamano portatori di interesse, cioè chi in realtà, no, ha che da dire a livello appunto di interesse in questo negoziato. Il negoziato punta a avere un mercato unico tra noi e gli Stati Uniti, un mercato dominante che vale il 42, 44, 46% del PIL globale, che guarda agli altri agglomerati decisionali che nel frattempo si stanno organizzando nel resto del pianeta, penso ai BRICS, quindi al combinato disposto abbastanza indisciplinato anche quello, però Brasile, Cina, India e Russia, in modo minaccioso. Cioè,
noi col 42% del PIL facciamo le regole. Ve le volevamo condividere, e uso il transitivo specificamente, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè ve le volevamo far accettare in quella sede, non le accettate bene, ce le facciamo in un tavolino tête à tête, noi, gli Stati Uniti, noi, il mondo avanzato, e poi torneremo nelle diverse sedi contando il 42% e a quel punto si capirà veramente chi ha i muscoli per tenere. Beh, questo non è il modo migliore per reggere il mondo, a mio avviso. Non è il modo migliore per reggere l'economia in questa fase. Già soltanto se pensate a che cosa è successo all'economia italiana quando è cominciato l'embargo, l'Europa ha dichiarato embargo ai beni e ai prodotti provenienti dalla Russia, noi stiamo subendo un grosso problema energetico, stiamo subendo un grosso problema anche agroalimentare, perché importavamo tantissima materia prima agricola da lì per fare il nostro Made in Italy agroalimentare, i salumi per esempio, la pasta per esempio, e adesso spasmodicamente guardiamo oltreoceano perché quella roba non ci arriva più dalla Russia, la vogliamo prendere dagli Stati Uniti a costo ancora più basso. Ma è veramente il modo migliore quello muscolare per decidere le sorti di un pianeta così consumato e così insicuro e così incerto come quello in cui noi stiamo vivendo? Secondo me no. Noi già dal tempo della crisi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dicevamo che il commercio andava trattato addirittura in sede ONU, cioè dovevamo sottrarlo a una sede, a un club di paesi, perché era una cosa talmente rilevante che doveva essere discussa in una sede ONU, perché erano le Nazioni Unite che dovevano darci, cioè tutti i paesi del mondo che si dovevano sedere intorno a un tavolo e decidere cosa fare del commercio, quindi cosa fare del veicolo principale di trasmissione dell'economia. Però quantomeno, visto che un tavolino, pure se non include tutti, c'è, forse sarebbe stato il caso da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, che da sempre dicono di esserne i principali sponsor, di crederci fino in fondo e di rimanere lì seduti, portando a casa un quadro di regole, come dicono gli esperti, quelli veri, multilaterale, cioè che ci avesse gli interessi di tutti riflessi. Invece tentiamo il TTIP perché appunto in modo muscolare vogliamo imporre regole e modalità, ma anche addirittura caratteristiche di prodotti, di servizi, modalità di distribuzione. Pensate che negli emendamenti che appunto ha votato ieri il Parlamento europeo, peraltro tradendo anche tutta una serie di impegni che almeno il gruppo socialdemocratico aveva assunto in sede pubblica, cioè di fermare alcuni meccanismi come quello del pericoloso arbitrato, no? Dove le imprese potrebbero portare a breve gli stati se le nostre decisioni non fossero di loro gradimento o comunque che gli creassero dei problemi dal punto di vista dei profitti. Beh, una delle regole che hanno approvato è quella di far sì, è uno degli emendamenti che hanno approvato è quello di far sì che con questo trattato le importazioni di petrolio e di carbone dagli Stati Uniti sia più facile. Ma come? Noi non eravamo i campioni dell'energia verde, del piano per la pulizia della nostra produzione, della produzione energetica, no? I campioni delle rinnovabili. E vogliamo importare più petrolio e più carbone dagli Stati Uniti? E questo chi lo chiede? Le forze democratiche della sinistra del Parlamento europeo? Beh, insomma, questo è il paradosso di TTIP, che contiene, non è il Satana, però contiene esattamente come tutti i fenomeni più importanti, quelli più catalizzatori del periodo, tutte le caratteristiche contraddittorie del sistema che è in crisi. E chiudo con questo, non è in crisi, in realtà si sta ristrutturando sulle proprie esigenze. Quanto questo terrà non lo sappiamo, però è esigenza di questo sistema poter contare su tanti lavoratori in competizione tra loro dai redditi molto bassi. Ci dice l'OCSE, non un pericoloso rivoluzionario, che la metà dei lavoratori globali opera nel settore informale. Ci dice l'OCSE che entro il 2020 potrebbero diventare 2/3 della forza lavoro globale, 2020, quindi dopo domani. Significa che questi lavoratori in competizione gli uni con gli altri sono funzionali a che cosa? Alla riorganizzazione della produzione intorno ai grandi registi, il sistema Apple, cioè quello che ha la proprietà intellettuale,
il controllo della finanza e gira per il mondo a raccattare funzioni, dove la funzione può essere un lavoratore, può essere una materia prima, può essere un servizio, può essere uno Stato che gli dà l'appalto. Questa è la funzione che deve organizzare, e quindi meno regole sulla sua strada, più facilità e più, diciamo, come dire, anche eleganza, no, nel movimento, in questo movimento, in questo surfing intorno al mondo. Questo è visibilmente incompatibile con quello che il nostro pianeta può sopportare, i cambiamenti climatici lo dimostrano anche però il moltiplicarsi di conflitti intorno al pianeta. L'ultimo, è veramente l'ultima cosa che dico, noi avevamo degli accordi di partenariato con i paesi del Mediterraneo, alla fine degli anni Ottanta abbiamo cominciato a discuterli, abbiamo cominciato a stringere degli accordi, diciamo, di investimento, degli accordi che dovevano portare lì dei nostri soldi per farci delle cose che erano utili anche a quei paesi, infrastrutture, imprese, eccetera. A un certo punto questi dialoghi si sono interrotti, perché addirittura i vecchi egemoni che erano in quei paesi, che erano abbastanza, diciamo, docili alle nostre volontà, però hanno ritenuto le condizioni poste da quegli accordi troppo scomodi, troppo svantaggiosi. È venuta fuori la primavera araba, è sorta la primavera araba, noi gli abbiamo offerto in cambio per la vittoria, per il cambiamento, per la libertà, degli accordi commerciali stile TTIP, quasi con lo stesso schema, che peggiorano le condizioni dei vecchi accordi di partenariato, che avevano creato le condizioni per quella deindustrializzazione dell'area del Mediterraneo, depauperamento delle risorse, della deindustrializzazione progressiva, lo dicono i sindacati del Mediterraneo, lo dicono le ONG che lavorano in quelle aree. E poi ci lamentiamo che ci abbiamo i barconi. Cioè, delle due l'una, o noi troviamo delle soluzioni intelligenti per non seminare l'inferno intorno a noi, oppure l'inferno ci tornerà a bussare alla porta con grande, come dire, coerenza. Quelle risposte non possono venire solo dalla politica. Spesso noi abbiamo fatto, no, del pacifismo a compartimenti stagni, quindi ci siamo occupati tanto di traffico di armi, eccetera, non ci siamo mai occupati di quello che portavamo con le nostre imprese, con le nostre filiere. Forse rialfabetizzarci all'economia, a un'economia più intelligente, più produttiva, più pacifica, più profondamente cooperativa, potrebbe essere una delle strade, appunto, verso quelle piste di sostenibilità che ci potrebbero portare, non dico fuori dalla situazione critica che stiamo vivendo, ma insomma in una situazione quantomeno più gestibile. Grazie. Allora, il TTIP, ti rubo ancora qualche informazione, no, riguardo a questo accordo, perché forse diamo per scontato che la maggior parte delle persone sappiano di cosa si parla, invece sappiamo bene che non è così, sappiamo che una piccolissima parte della società si informa o è stata informata o ha avuto la possibilità di sapere cosa vuol dire TTIP. Questo accordo, partenariato transatlantico, che deregolamenta i mercati, che vuol far cadere qualsiasi barriera normativa fra il commercio, fra Stati Uniti e Unione Europea, rappresenta una minaccia così puntuale per tutto ciò che sono gli standard sociali, ambientali a cui noi siamo abituati. Sicuramente una delle caratteristiche di questo accordo che ha fatto più scalpore, quello che riguarda il cibo, quello che riguarda gli OGM, ma poi c'è anche tutto quello che riguarda il mondo del lavoro, e le sostanze chimiche, tossiche, che potranno essere reintrodotte, quelle che sono state tenute in qualche maniera fuori dall'Europa fino adesso, la sicurezza, la privacy. Salta tutto il mondo a cui noi eravamo abituati e sta saltando in nome appunto del dio mercato e in maniera assolutamente silenziosa. E nonostante questo, però, appunto anche il passaggio che c'è stato ieri
in Parlamento europeo. Nonostante tutto, questo va avanti e appunto nel silenzio generale. Beh sì, il trattato transatlantico è, diciamo, l'operazione, come dicevo, l'operazione d'oro, la regola d'oro, no? In questa riorganizzazione dei mercati. Tocca tutti quanti i settori produttivi, di servizio, materiali e immateriali che potete immaginare, dalle scarpe al cibo, dalla finanza alle banche. In realtà sembrava che dovesse essere fuori l'energia, invece ieri i nostri parlamentari chiedono che ci sia un capitolo specifico sull'energia che faciliti appunto quello che... diciamo il traffico fossile tra noi e gli Stati Uniti. È un'operazione che era assolutamente non necessaria, perché tra noi e gli Stati Uniti le barriere commerciali sono molto basse, sono a un 4%, quindi per lo più quello che ci differenzia è il fatto che ci sono appunto, per esempio, prodotti che noi non vogliamo, perché uno per tutti il rossetto, cioè tutti i cosmetici. Per esempio in Europa ci sono oltre 20 tra conservanti, stabilizzanti e coloranti vietati, che negli Stati Uniti sono perfettamente legali. Al contrario, per esempio, noi abbiamo delle cinture di sicurezza molto più lasche di quelle accettate negli Stati Uniti, quindi chi produce per l'Italia, se vuole esportare negli Stati Uniti, deve fare due linee di produzione. Ci dicono è un costo di produzione, no diamine, cioè è una modalità che noi abbiamo scelto, abbiamo deciso in modo democratico di gestire in un certo modo, sono i nostri bisogni a cui noi abbiamo risposto con regole reciprocamente, alcune bene meglio qui, alcune meglio lì. Possono essere, come dire, ci si può ragionare su senza scomodare un trattato transatlantico? Assolutamente sì. Lo si può fare pezzo per pezzo, capitolo per capitolo. Un esempio tra tutti, il biologico, alcune certificazioni del biologico europee e alcune certificazioni statunitensi sono perfettamente compatibili. Se io prendo il certificato EcoCert in Europa, posso esportare direttamente negli Stati Uniti, non c'è nessun problema. Perché? Perché gli enti di certificazione si sono seduti intorno a un tavolo, ci hanno lavorato 3 anni, hanno detto cos'è che ci differenzia, cos'è veramente importante, cos'è invece un vero ostacolo, no, al commercio, una cosa che non serve, una fissazione inutile, magari scorta di vecchie regole. Beh, questo lo semplifichiamo e il resto ce lo teniamo. Oppure si poteva andare all'Organizzazione Mondiale del Commercio, di cui tutti si è soci, che ordinariamente lavora, anche se i negoziati politici sono in difficoltà da qualche anno, ultimamente si sono un po' ripresi, ma si può andare per le cose tecniche, si può dire quel paese lì c'ha delle barriere che a me non vanno bene, però l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha uno svantaggio, se volete, cioè che quelle regole che tu rinegozi con uno poi le devi rinegoziare con tutti, cioè quel vantaggio che tu concedi a un paese lo devi poi concedere anche agli altri, che secondo me è un supplemento di democrazia, però evidentemente qualcuno la pensa così. Tutto questo è stato istruito dopo un percorso affidato dal 2009 intorno al 2011 a dei centri di ricerche delle due sponde dell'Atlantico, che hanno identificato quali sono i problemi principali normativi tra noi e gli Stati Uniti. L'etichettatura, appunto, la protezione, la protezione da alcuni chimici, da alcuni prodotti chimici, il REACH, cioè la normativa di protezione della chimica che l'Europa si è data qualche anno fa, alcune importanti salvaguardie e poi tutto il sistema del welfare, quindi contratti di lavoro. Se voi scorrete queste analisi, dicono queste sono i costi, le cose che fanno sì che alcune cose prodotte negli Stati Uniti costano meno. Ci si può mettere mano? Sì, a patto di discuterne nei parlamenti. A patto di discutere con i sistemi democratici. Bene o male, noi abbiamo ragionato, c'è stato un Job Act, c'è stato uno Sblocca Italia, c'è stata una maggioranza, no, in questo paese ha ragionato, sul nostro paese, ha dato bene o male, però il nostro modo di governarci è la nostra democrazia. Tutto questo verrebbe invece affidato a degli organismi tecnici, transatlantici, che volerebbero sopra le legislazioni ordinarie nazionali e che farebbero ogni anno, per esempio nel caso della cooperazione regolatoria, compilerebbero una lista di regole che fanno problema
e le spiccerebbero in perfetta solitudine, con la riservatezza dovuta a una materia commerciale. Perché? Perché? Cioè, perché affidare a un organismo tecnico e non a noi stessi, alla nostra capacità democratica, regole importanti come i contratti di lavoro, le etichettature, la dannosità o non dannosità della chimica? Questa è la domanda che noi abbiamo posto alla Commissione, europea, e la domanda che abbiamo pressante, che come campagna, la campagna è presente in 23 paesi d'Europa, in Italia ci sono 40 comitati locali, ormai più di 40, stiamo ponendo anche ai nostri politici, cioè perché volete contare di meno? Perché? Cioè, già, insomma, ci sembra che vi paghiamo tanto per quello che fate, perché volete fare ancora meno per noi? Questa è un po', diciamo, la domanda delle domande che sta dietro alla campagna e che, a prescindere, diciamo, dai diversi tavoli tecnici che poi compongono un trattato così complesso, è un po' la cifra della nostra obiezione. Perché non vogliamo usare le sedi politiche e normative che esistono? Perché vogliamo costruire un organismo già sulla carta fuori controllo, che non possiamo regolare, che non possiamo controllare in alcun modo e che quindi chiaramente si espone già per sua stessa natura all'influenza dei più forti? E questa è la domanda che ci piacerebbe venisse data risposta. In realtà la risposta non arrivò e ormai la campagna sono 2 anni che è in piedi e che lavora a pieno ritmo e questa domanda la pone, insomma, in tutte le occasioni possibili.